Appassionati di calcio sardo, siete collegati con il comunale Nivola, dove tra poco inizierà Orani Posada, gara valevole per la decima di ritorno del campionato di prima categoria Girone C. Un saluto da Priamo Marrazzo, i verdi azzurri di casa cercano disperatamente di allontanarsi dalla zona bassa della classifica contro una matricola terribile del campionato che da quando è arrivato il nuovo allenatore Riccardo Sanna ha ripreso a vincere. Libero Canu schiera l'Orani con Canu, Salvatore Rocca, San Giorgio, Picoi, Mura, Cossu, Bianco, Mazzoni, Cino Fadda, Michele Fadda e Silvas. In panchina ci sono Zicchi, Mario Fadda, Francesco Rocca, Zirulia, Carta, Brundu e Soru. Il Posada in campo con Isacchi, Luigi Contu, Busacchi, Bianco, Marco Contu, Delogu, Simone Piredda, Garippa, Raspizzu, Alessandro Piredda e Cadau. A disposizione Pintus, De Palmas, Manca, Sebastiano Sattar, Giovanni Contu, Sale e Bono. Arbitra il signor Consolino della sezione di Oristano. Giornata piovosa, campo pesante. L'Orani in maglia azzurra, calzoncini verdi, il Posada in completo rosso. Silvas apre per Gino Fadda, in aria esce Isacchi, attenzione, gli sfugge la palla, recupera. Cambio di gioco, colpo di testa, palla buona, Gino Fadda al volo, si salva Isacchi, Orani vicino al vantaggio. Retropassaggio, Isacchi sbaglia il rinvio. Michele Fadda converge in sinistro, alto. Cossu, sbaglio sbagliato, riconquista palla il Posada. La botta di sinistro, respinge Canu. Inizia il secondo tempo, sempre 0-0 tra Orani e Posada. Non ci sono stati cambi nell'intervallo. Sì! Accelera però con un blattello. Gino Fadda accelera in mezzo, Michele Fadda, e la palla attraversa lo specchio senza entrare. Mura, taglio per Michele Fadda, è solo fuori, cosa ha sbagliato il numero 10 dell'Orani. Mazzoni, verticale, esce il portiere Silvas, attenzione, salva Marco Contu, brivido. Bianco, avanza palla al piede. Michele Fadda, saltato un difensore, se ne va in aria, il contatto, calcio di rigore, spinta punita dal direttore di gara. Michele Fadda contro Isacchi, il tiro ed è fuori, portiere spiazzato ma la palla si perde a lato, l'Orani sbaglia ancora. Ripeta del Posada, possibilità per Raspizzu, il tiro e la palla finisce fuori. La punizione è affidata a Cadau. Esce Canu, la respinta Bianco, manca la precisione. Sempre sulla sinistra, Simone Piredda, punta San Giorgio, lo salta, il tiro, la deviazione e la palla rotola in porta, clamoroso autogol. Dovrebbe essere stato Cossu a toccare per ultimo, il Posada si porta in vantaggio su iniziativa dell'ex Simone Piredda che ha messo scompiglio in aria. Marco Contu, esce palla al piede, profondità, ancora Simone Piretta, se ne va, esce Canu, il tiro e la palla esce di pochissimo. Posada che insiste alla ricerca del raddoppio, ancora Simone Piretta, di sinistro, palla alta, non di molto. Lancio di Alessandro Piretta. San Giorgio travolto da Canu, attenzione, ci manca il tiro ed è gol, 2-0, raddoppio del Posada, ancora un pasticcio della difesa dell'Orani che ha dato il via libera al neoentrato Antonio Manca che mette al sicuro il punteggio e arriva il triplice fischio finale del direttore di gara. Il Posada vince anche Orani 2-0 e si conferma seconda forza del torneo. Decidono l'autogol di Cossu e la rete di Antonio Manca. L'Orani paga a caro prezzo gli errori in avanti con un rigore sbagliato da Michele Fadda. L'Orani è tutto, grazie per averci seguito. Alle prossime partite del calcio sardo.